parto prima da lei, visto che ha sollevato la questione. Allora, sì, nel senso sì, ho intenzione di mantenerlo, perché in realtà conosco bene la sentenza che lei ha citato, anzi l'aumento, visto che stiamo parlando di questo articolo 29, l'aumento anche con, la implemento con una legge, che adesso non vorrei sbagliare, dovrebbe essere la 12 del 2017, chiedo venia, dovessi sbagliare, però ad ogni modo era il famoso articolo 10 che superava l'emendamento Lanzillotta, che prevedeva, insomma, sempre per quanto riguarda gli NCC, la questione di prestare servizio in altri comuni da parte quindi di NC, di noleggio con conducente, che avevano l'autorizzazione rilasciata ad altri comuni in ogni parte d'Italia. Quindi come riferimento c'è stata una stretta da parte del governo precedente, come ho detto appunto dall'anno, e quindi questa legge prevede di fatto che gli NCC possono, che hanno preso l'autorizzazione da comuni della provincia, possono esercitare ovviamente nel proprio comune, ma in tutta la provincia di riferimento. Quindi, andando nello specifico, stiamo parlando di Roma, a Roma potranno esercitare gli NCC di Roma e provincia. Per gli altri NCC, quindi di altri comuni fuori provincia, in generale, a prescindere dal comune di riferimento, hanno avuto 2 anni di tempo per adeguarsi a questa normativa. E comunque sarebbe poi durata fino a quando non sarebbe poi scaduto il contratto, eventuali contratti che gli NCC potevano aver sottoscritto appunto per espletare il servizio. Perché le ho detto che mantengo questo periodo? Nonostante comunque, lo ribadisco qui, anche se poi comunque passeremo agli emendamenti e magari ci sarà anche modo di discuterne, ci sono anche degli emendamenti che riguardano appunto anche la tematica degli NCC, perché come abbiamo detto poi all'inizio sia che il collega Stefano, questa proposta comunque è stata depositata, diciamo, a suo tempo. Nel frattempo sono intervenute anche ulteriori modifiche e poi tra l'altro anche la sentenza di cui lei parlava, quindi ci sono stati anche degli adeguamenti appunto normativi da inserire. Le dicevo, la mantengo perché questo periodo, perché questo innanzitutto funziona già così, ma riguarda il periodo di accesso. Quindi come funziona? L'NCC è un servizio che è dedicato ad un'utenza differenziata, come prevede la normativa nazionale. Quindi vuol dire che il cliente, quindi non è su piazza, vuol dire che il cliente contatta il noleggiatore e prenota una determinata corsa in un determinato giorno ad una determinata ora. Non è quindi indifferenziato come il taxi, che lo puoi prendere per strada. Quindi vuol dire che l'accesso a ZADL è limitata rispetto al tempo della prestazione, e non può che essere altrimenti, perché se non fosse limitata al tempo della prestazione vorrebbe dire che l'NCC farebbe il servizio su piazza, perché vorrebbe dire che ha finito il suo lavoro, ad esempio, cioè la sua prestazione lavorativa, non ha nel foglio di via altre prenotazioni e si mette in lista nella ZADL a fare cosa? Ad attendere i clienti? No, non può farlo, perché appunto stiamo parlando di due cose completamente diverse. Quindi rispetto alla che ha citato lei, un conto è la rimessa, quindi la postazione, che come giustamente poi ha ricordato non hanno l'obbligo di rientrare nella rimessa. Un conto è il periodo di tempo di accesso alla ZTL, che è limitato alla prestazione del servizio. Ribadisco, non potrebbe essere altrimenti. Quindi chiudo questa parentesi, volevo rispondere brevemente al consigliere De Priamo. Riguardo il bacino comprensoriale che ha citato più volte, io ricordo che innanzitutto questa è una questione un po', diciamo, annosa. Roma Capitale aveva intrapreso questo percorso già nel 2017, quando ci siamo insediati, poi si è arenato un po' il discorso. Discorso però che è stato preso, e ringrazio pubblicamente la collega nonché vice sindaco della città metropolitana Teresa Zotta, è stato ripreso.
E quindi lo stiamo anche portando come amministrazione lato Roma Capitale. Adama verrà chiuso a breve. Nel frattempo, come ho detto, si è arenato nel 2017, quindi sono passati circa 4 anni. In 4 anni sono cambiate anche alcune questioni, anche da un punto di vista politico, per tutti i comuni coinvolti, che ricordo sono Roma, Fiumicino, Ciampino e Civitavecchia. Sono anche cambiati un po' di equilibri politici, quindi comunque sarà soggetto a, ovviamente in tempi assolutamente brevi, perché è rigoroso portarlo a chiusura, visto anche che esiste la normativa regionale, l'articolo 5 bis della legge 58 del 93, che quindi ci prescrive di dare vita ad un bacino comprensoriale. E così via, sono anche delle leggi richiamate anche dalla 2192, quindi noi siamo in difetto, ci sono altre città italiane che lo hanno adottato, invece noi no, e quindi nel breve periodo ci sarà una concertazione anche con la categoria, presumo anche un po' tutti i vari comuni in campo dovranno confrontarsi nuovamente con la categoria, e poi comunque andare a conclusione lo ritengo personalmente doveroso. Quindi questo era giusto per chiarire che il procedimento è in itinere e sarà ben presto concluso, e quindi si faranno tutti gli aggiustamenti del caso. Da una prima lettura direi che tutto sommato non è troppo sbilanciato nei confronti degli altri comuni, come diceva il consigliere De Priamo nel suo intervento, ma forse quasi un pochino il contrario, anche se sono assolutamente convinta del fatto che rispetto al lavoro fatto debbano essere fatte alcune limature, alcuni cambiamenti che sono sicuramente necessari, e il nostro comune, Roma Capitale, certamente avanzerà queste richieste, sperando ovviamente di trovare un parere favorevole da parte degli altri comuni. Grazie.